Ciao ragazzi, allora eccomi qui oggi con un nuovo video e questa volta parleremo dei prodotti bocciati, ossia dei prodotti che ho provato e con cui purtroppo non mi sono trovata bene. Non è mai una cosa positiva perché quando si spendono soldi o semplicemente quando si prova un prodotto non è bello vedere che non funziona o semplicemente magari non mantiene le promesse, perché ad esempio alcuni prodotti li boccio non perché su tutta la linea siano deludenti, ma semplicemente perché se ad esempio il rossetto mi dice long lasting, no transfer, eccetera eccetera, e non lo fa, allora lo boccio. Iniziamo con questo smalto che mi ha deluso moltissimo. È lo smalto di Barry M nel paint, questo è nel colore 304 mint green, 304 o 315, ci sono scritti i due numeri, comunque è il mint green. Allora, il problema di questo smalto è che a differenza di altri smalti che già con una passata sono piuttosto coprenti, alla prima passata è praticamente semitrasparente, leggermente verdognolo, e dalla boccetta sembra meraviglioso come colore, mentre sulle unghie è una sorta di verde sporco, veramente non mi piace. Alla seconda passata è coprente, ma il problema è che la durata è pessima e anche l'asciugatura, perché per asciugarsi ci ha messo una cosa tipo 3 ore, e poi quando sono uscita la sera praticamente si era tutto rovinato, avevo tutte le impronte dello smalto. Poi boccio purtroppo a malincuore quest'acqua micellare di Sobio, che è un'acqua micellare Hydra, che si chiama Hydra Aloe Vera, che è una lozione micellare per tutti i tipi di pelle. Questa l'avevo presa sul sito Ecoverde e vi avevo sempre postato la foto su Instagram quando i prodotti mi erano arrivati. Riponevo in questa moltissime aspettative perché c'erano delle review positivissime su questa. Io purtroppo non mi sono trovata bene per un semplice fatto: un'acqua micellare dovrebbe struccare alla perfezione, tipo quella di Bioderma, ok? Che quella non è naturale, però dovrebbe struccare alla perfezione sia occhi che labbra, che il viso. Questa strucca bene soltanto il viso, perché sugli occhi deve insistere talmente tanto che quasi mi scarta vetro, mi tolgo l'occhio, tipo mi tolgo le ciglia, è una cosa che io non amo fare. Voi sapete, io molto spesso metto prodotti abbastanza pesanti sugli occhi, c'è molto mascara, ombretti scuri, quindi io con un'acqua micellare dovrei struccarmi praticamente in un attimo, mentre con questa devo insistere tantissimo e mi lascia comunque l'alone. Quindi assolutamente non posso utilizzarla per struccare tutto il viso, ma la uso soltanto per struccare il fondotinta, il blush, insomma i prodotti che ho sul viso, al massimo le labbra, ma sugli occhi non è abbastanza potente, appunto non è abbastanza efficace e potente. Poi boccio questo prodotto di Wycon, che è il Long Lasting Double Gloss, e qui, oh no, è fantastico. Allora, questo prodotto è fantastico per alcuni versi: coprentissimo alla prima passata, cioè un rossetto liquido glossato che alla prima passata è coprentissimo, stupendo, veramente bellissimo. Quando sono uscita con questo gloss sulle labbra ho ricevuto complimenti da tutti. Il problema di questo prodotto è che sulla confezione diceva rossetto a lunga durata, non so per quante ore. Allora, il problema non è così. Io sono una persona molto affettuosa e di solito quando anche ho i rossetti tipo questo di oggi o un rossetto rosso, tendo comunque a dare molti baci alle mie amiche. Il problema è che le altre volte i rossetti lasciavano solo un piccolo alone, quindi le mie amiche mi perdonavano. In questo caso, con questo rossetto, ragazze, vi lascia il colore ovunque. Se mangiate le patatine vi lascia tutto il colore rosso, sembra che avete ucciso qualcuno. Se date un bacio a una vostra amica vi stampa tutte le labbra. Cioè, non è affatto, secondo me, a lunga durata. E a parte il discorso stampo, è proprio un problema che pure quando mangio mi va sui denti, quando parlo mi va sui denti e sbrodolo ovunque. Cioè, è un colore veramente, ragazze, questo gloss, questo prodotto come resa sulle labbra è fantastico, ipercoprente, bellissimo, però se avete intenzione di prenderlo perché credete che sia a lunga durata solo se non fate niente, tipo se siete immobili. Devo bocciarvi, e qui sono arrabbiatissima perché io mi sono trovata benissimo con lo spray anti-acne, la prima versione, e quindi avevo preso, che vi ho consigliato anche in più video, e avevo preso questo che è la nuova versione dell'anti-acne, ossia l'anti-acne active per problemi di acne un po' più grave, diciamo, non proprio leggero. Ho detto, mi sono trovata benissimo con l'anti-acne normale, prendiamo l'active. Preso sul sito Feel Unique, ho pagato anche un bel po' perché la versione 100 ml. Il
problema di questo prodotto è che quando voi lo stendete e lo spruzzate sul viso già sentite che è un po' grasso. Allora, un prodotto per pelle acneica o comunque per pelle grassa, mista, soggetta a imperfezioni, cioè dovrebbero essere prodotti leggeri che subito si assorbono. Questo la pelle non lo assorbe mai. Io quando l'ho spruzzato e poi l'ho massaggiato, la pelle non l'ha assorbito mai, mai, nessuna applicazione, cioè resta molto grasso sulla pelle, e usandolo per 3 sere consecutive mi ha fatto uscire di tutto sul viso, ragazze, vulcani, eruzioni, di tutto. E questo è quando il prodotto non viene assorbito, eppure non contiene né siliconi né alcol, parabeni, non contiene niente di male questo prodotto, ma non va affatto bene per la mia pelle, veramente. Altro prodotto che devo bocciare sono questi stickers di Kiko. Questi sono i Ready to Go Nail Patch e sono praticamente questi stickers molto carini che io di solito amo, adoro e vi ho sempre promosso. Questi anche ve li avevo fatti vedere in un video haul e non li avevo ancora indossati. Vedevo che erano così carini, neri e bianchi, ho detto saranno fantastici, dai. Il problema di questi stickers è che il bianco è soltanto la carta dietro, quindi quando voi togliete lo sticker è praticamente trasparente con questi segni neri ed è bruttissimo, cioè sulle unghie è bruttissimo, cioè io l'ho provato ma è bruttissimo, non so quante volte l'ho detto, cioè secondo me non... perciò erano quelli meno venduti e ce n'erano tantissimi, adesso ho capito perché non mi piacciono. E sono stata stupida. Se anche voi credete che siano bianchi e neri, sappiate che quando togliete la parte dietro sono trasparenti e neri, bruttissimi. Quindi non li userò mai. Ultimo prodotto che devo bocciarvi sono queste pinzette per le sopracciglia di Elf. Queste le ho utilizzate per togliere la sorpresa della candela che vi ho fatto vedere nel video precedente. Queste pinzette per sopracciglia sono terribili perché costano poco, è vero, e questo è stato il motivo per cui io le ho prese, ma il problema di queste pinzette per sopracciglia è che quando vi depilate le sopracciglia vi causano un dolore incredibile, mi hanno fatto uscire sempre il sangue. Appunto, io preferisco essere polifemo, mono sopracciglio, piuttosto che avere togliermi i peletti e poi ritrovarmi con sangue ovunque. Cioè, un film horror, veramente, fanno malissimo, non sono per niente delicate, quindi anche se costano poco non le... Quindi ragazze, questi erano tutti i prodotti con cui mi sono trovata male. Se voi vi siete trovate bene mi fa piacere per voi e appunto non avete sprecato i vostri soldi. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere quali sono i prodotti che voi non mi consigliate. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.